Attenzione, sta per cominciare! Kappa Production! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io faccio questo video perché, come avevo già annunciato con qualche post qui su YouTube, perché io non so se lo sapete, sta una sezione dove si possono leggere i post di YouTube, quelli scritti, io avevo già detto che per quanto riguarda l'E3 2019 avevo adocchiato alcuni giochi che probabilmente porterò sul mio canale. Allora, innanzitutto l'E3 di quest'anno è stata una delusione perché, a parte il fatto che alcuni giochi che ci si aspettava uscissero non sono stati mostrati, e poi dopo vedremo, parleremo di questa cosa, e soprattutto non c'è stata Sony, che come sapete la Sony fa sempre salire la qualità delle varie conferenze facendo qualche annuncio di qualche gioco importante, ma quest'anno proprio è stata una delusione. Ma questa è una cosa non che dico io, ma abbastanza in generale. Vabbè, comunque cominciamo col vedere quali sono i titoli che ha adocchiato. Ovviamente il primo dei titoli è Dragon Ball Z, che prima si chiamava Project Z perché non volevano far trapelare il nome. Adesso si chiama Dragon Ball Z Kakarot. Sì, il nome Saiyan di Goku. Che cosa tratta questo gioco? Questo gioco tratta della vita praticamente di Goku. Infatti si potranno fare attività proprio con Goku stesso, che non sono solo il combattimento ma anche la pesca, la caccia, da quello che ho capito. La pesca l'ho vista, almeno nel gameplay che hanno mostrato, che addirittura si fa con una coda che lui si monta dietro al sedere, vabbè. E con Goku, come potete vedere da questa immagine, si potranno esplorare tutte le zone iconiche del cartone, quindi dell'anime, sia sulla pianeta Terra. Qua in questo screenshot potete vedere che si può andare alla casa del genio delle tartarughe e anche nelle isole del dintorni, perché poi una volta che andate in queste aree sono delle macro aree esplorabili, insomma, tutto attorno alla zona. Tra l'altro si può anche entrare in alcuni edifici, è stato confermato. E non solo ci sarà il pianeta Terra, ragazzi, ma anche il pianeta Namek, perché da quello che è trapelato è sicuro che almeno fino alla saga di Freezer cioè il gioco seguirà tutto l'arco narrativo in maniera perfetta. Ora, in realtà è stato anche detto, ma non è stato detto diciamo direttamente, ma per deduzione si è fatto capire che in realtà c'è tutta la saga di Dragon Ball Z, e vorrei vedere, anche perché sarebbe una delusione se il gioco si fermasse solo alla saga di Freezer. Quindi, che cosa è caratterizzato? Che innanzitutto è un gioco, mi è sembrato di capire, solo single player o al massimo co-op con un amico, si può giocare in cooperativa, però queste devono dare ancora molte informazioni. Poi un'altra cosa che non è chiara è se solamente Goku si potrà utilizzare in questo gioco o ci sono anche altri personaggi. Forse sì, cioè forse si possono utilizzare anche altri personaggi. Lì c'è scritto, vedete, characters, che non si capisce se è tipo un database dove ti mostra i personaggi che hai incontrato oppure se c'è la possibilità di cambiare proprio il personaggio. Questa cosa non si capisce. Nel corso dell'esplorazione delle varie mappe ci sarà la missione principale come un vero e proprio RPG. E ci sono anche le missioni secondarie. Ora vi faccio vedere, guardate, questo screenshot dove si vede numero 8, androide numero 8, con cui Goku parla, che gli viene assegnata una missione. Adesso non ricordo bene perché di questo sta il gameplay e ve lo potete andare a vedere, un pochettino lungo. E io non porterò quel pezzo di gameplay adesso da farvi vedere, ma più che altro vi vorrei mostrare qualcosa per quanto riguarda il combattimento. Ora, per quanto riguarda le scene di combattimento, la cosa bella, ragazzi, è che i combattimenti non sono solo scazzottate varie, ma ci sono
Avete presente come delle mosse ricorrenti che fa l'avversario quando succede una determinata cosa, tipo gli avete abbassato la vita oltre un certo tot? Ecco, questo è quello che accade in Dragon Ball Z Kakarot. Vi faccio vedere proprio adesso, in questo momento, guardate, che cosa succede quando viene picchiato troppo Radish, perché questa è la missione che è stata mostrata. Guardate Radish che cosa fa, fa uscire due Double Sunday dalle mani e Goku deve schivarli per non prendersi un saccaccio di danno. Dopodiché diventa vulnerabile Radish e viene sconfitto, guardate. Fra poco fa una finish. Ecco, la Kamehameha è finish. E niente, è finito. E questo era praticamente uno dei pezzi che vi mostro, che vi ho mostrato il gameplay, per farvi capire che ci sono anche queste cose nel gameplay di Dragon Ball Z Kakarot. Anche, si vede anche nel trailer, quello tutto cinematografico, si vede per esempio il combattimento contro Goku Scimmione. Goku Scimmione, contro Vegeta Scimmione. E ripeto, il gioco dovrebbe seguire tutta la trama in realtà di Dragon Ball Z, facendoci giocare con Goku. Ed è un RPG con missioni e missioni secondarie. Bisogna vedere poi se ci saranno anche i film di Dragon Ball Z, quindi personaggi dei film di Dragon Ball Z inclusi in questo gioco. Andiamo avanti. Il prossimo gioco di cui vi parlo, lo attendevo dal 2012, che è uscito Stronghold Crusader 2, che è stato un po' una delusione per me per alcune cose, ed è questo gioco il seguito della serie Stronghold, che è una serie di simulatore di castelli dove si fanno battaglie bellissime, ragazzi, per chi è appassionato di giochi di strategia, e si chiama Stronghold Warlords, il primo Stronghold a essere ambientato in Oriente, perché adesso vedrete un po', ragazzi, vi faccio vedere il trailer, dopodiché commentiamo. Allora, come avete potuto vedere, è veramente colorato questo Stronghold, forse anche troppo colorato. Ci sono truppe di tre fazioni differenti. Ci sono i guerrieri dell'impero, i mongoli e i samurai. Queste sono le macro fazioni a cui apparterranno, diciamo, le unità del gioco, e anche i lord comandati dal computer, che come sapete ci sono sempre per poter fare le partite in modalità schermaglia. Come avete potuto vedere e state anche vedendo, ve lo sto mostrando, ci sono ovviamente tutti i castelli, assomigliano, vedete un po', per costituzione, per come sono stati creati, anche i castelli, quelli che si vedevano negli altri giochi, ovviamente cambia per il tema orientale, e si nota anche che c'è la coltivazione del riso, quindi nuove culture si dice, ecco, di nuove, come si dice, materiali, nuovo cibo, ecco, da tenere sotto d'occhio in questo Stronghold Warlord. Sicuramente non ci sarà il problema della sabbia, che come sapevate le fattorie e le varie cose per produrre si dovevano mettere sulla dove c'era acqua, dove c'era il verde, e sulla sabbia non si potevano costruire le cose in alcuni Stronghold passati. Questo problema non ci sarà questa volta. Però la novità, quella grande, sono appunto i Warlords, i signori della guerra. Ora vi mostro che cosa spiega praticamente il tipo, che i Warlords
sono in qualche maniera, e adesso non ho capito bene, sono in qualche maniera livellabili ed hanno come dei perk che vi aiuteranno durante le partite. Quindi questi eroi, come li vogliamo chiamare, sono delle specie di eroi, vi daranno dei vantaggi poi durante la partita che giocate, perché li potrete livellare. Ora, non ho capito se tra più partite o nella stessa partita voi dovete livellare e scegliervi i perk, perché qui adesso ve lo faccio da capo rivedere. Si vede semplicemente che di lato c'è scritta la tartaruga. E stanno delle. Vedete, vi faccio vedere anche le fucine e altre cose. Ho scelto dei pezzi proprio di gameplay. Qui semplicemente si vede che sceglie un determinato potenziamento per un Warlord sulla mappa. È una cosa un po' strana, non l'ho capita bene. Invece, una cosa che ho capito, ragazzi, nel frattempo vi faccio vedere anche altre immagini. Una cosa che ho capito è come funziona proprio una partita con i Warlords diciamo sulla mappa. Vi spiego. Ora, adesso vedete l'immagine ferma. Vedete il castello di sotto? Ecco, il castello di sotto è rosso e quelli siamo noi. Mentre il castello blu di sopra è il nostro nemico. Adesso ve lo faccio vedere animato. Ecco, guardate, questi siamo noi e questo è il nemico. Ci sono 5. Ecco, adesso blocco. 5 signori della guerra. Allora, i signori della guerra, forse, se ho capito bene, sono già posizionati sulla mappa ed hanno dei castelli neutrali che sono contrassegnati da delle bandierine e le bandierine hanno un simbolo sopra. Ora, i simboli che stanno sopra sono degli animali. Per esempio, se voi andate in un territorio dove sta il simbolo, per esempio, dell'orso, mi è sembrato di capire. Quell'Warlord, se voi lo conquistate, non ho capito bene come si fa a conquistare, vi darà supporto in attacco, cioè vi aiuterà negli assedi. Se prendete invece un altro con un altro simbolo, quello vi darà il supporto nell'economia, quindi vi aiuterà economicamente a sviluppare il vostro castello. Oppure un altro ancora vi darà supporto difensivo. In base al simbolo, capite quel lord che voi conquistate in che cosa vi può aiutare. Ora, che cosa dice? Sta dicendo praticamente? Adesso vi tradurrò. Allora, che cosa ha detto? Che voi potete scegliere in realtà due modi per giocare differenti. Il primo è collaborare con i Warlords che voi conquistate. Se voi conquistate questi Warlords, vi aiuteranno ovviamente ad essere più veloci nella produzione, come abbiamo detto, a difendervi e ad attaccare. Quindi potete collaborare con loro. E questo è quello che ha detto nella prima parte di questo video. Either militarily or economically. Sometimes, however, I can envisage a scenario where you could even not do any fighting at all, but just use the warlords to do the fighting for you. So how you play is really up to you. Do you do all the fighting, or do you let the warlords do the fighting for you? Invece, che cosa ha detto prima di concludersi questa parte che riguarda Stronghold Warlords? Che cosa ha detto lui? Che praticamente potete anche decidere effettivamente di non combattere, ma di starvene per i fatti vostri a difendere una volta che avete conquistato i Warlords e lasciare fare in mano a loro, che sono comandati dal computer, il lavoro sporco e quindi conquistare i castelli e battere il vostro avversario per voi. Quindi, sostanzialmente si tratta semplicemente di conquistarla all'inizio della partita il prima possibile e poi loro vi aiuteranno a vincerla senza che voi facciate nulla di che, senza che voi per forza andate con i vostri soldati ad attaccare il castello avversario. Bene, adesso veniamo all'ultima parte che riguarderà molti di voi, che riguarda piante contro zombie, Garden Warfare. Ora semplicemente vi mostro questa immagine che è del Gamescom. Di Colonia, sì, perché ragazzi, voi sapete che all'E3 2019 non è stato mostrato Garden Warfare 3 ed è ufficiale che il gioco sarà uno sparatutto di piante contro zombie, perché se avete visto l'ultimo video di cui ne abbiamo parlato con un tweet ufficiale di uno che lavora alla PopCap, è stato detto che il prossimo gioco di Piante contro Zombie sarà uno sparatutto. Quindi praticamente hanno detto che sarà Garden Warfare 3.
e potrebbe essere mostrata al Gamescom di Colonia, che è ad agosto. Precisamente da oggi sono 59 giorni e 20 passa ore da quando ci sarà il Gamescom a Colonia, dove vengono annunciate alcune volte anche dei bei giochi. Quindi dobbiamo aspettare fino ad allora, anche perché secondo me è strano che sia Need for Speed sia Plants contro Zombie, nonostante abbiano avuto il comunicato che sarebbero stati annunciati nel 2019, non sia stato ancora fatto. Anche perché se il gioco, per ipotesi, God of War 3 dovesse uscire all'inizio del prossimo anno, l'annuncio, se ci sarà sempre una beta eccetera, deve essere fatto come minimo 3-4 mesi prima dell'uscita del gioco. Io vi ricordo che fu a luglio, mi sembra, l'annuncio. Poi fu annunciata la beta verso gennaio, se non mi ricordo male. Poi a febbraio uscì, se non mi ricordo male, era a febbraio poi che uscì il gioco completo. Quindi è molto importante controllare che cosa avverrà al Gamescom di Colonia, Gamescom di Colonia questa estate. Bene, io concludo il video dicendovi semplicemente che mi sta arrivando Crash Team Racing Nitro Fueled, su cui farò qualche gameplay, e chi vuole giocare con me lo potrà fare. Farò forse delle live su questo, visto che ultimamente non sto avendo tempo per fare le live. E niente ragazzi, per questo video abbiamo terminato qui. Mi raccomando, lasciate il like e commentate se volete chiedere qualcosa, volete far presente qualcosa. E ci rivediamo ad un prossimo video!